Buon pomeriggio, ben trovati in questa prima edizione del TG6. In apertura la cronaca giudiziaria, perché oggi c'è un nuovo round degli interrogatori sull'inchiesta di Rigopiano davanti ai magistrati, funzionari e dirigenti della prefettura di Pescara. Noi siamo subito pronti per collegarci con il tribunale a Pescara, dove c'è il nostro Alfredo Primante, che ci racconterà come è andata questa mattinata. Buon pomeriggio anche a te, Alfredo. Buon pomeriggio Andrea e buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Sì, mattinata che è trascorsa abbastanza tranquilla, anche perché non siamo potuti entrare in tribunale per il veto imposto appunto dal presidente del tribunale alle telecamere, dunque telecamere tutte fuori da Palazzo di Giustizia. Per il resto l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, non è arrivato qui a Pescara per l'interrogatorio di garanzia, come era stato ampiamente annunciato alla vigilia di questa giornata, così come non ha reso l'interrogatorio un'altra funzionaria della prefettura di Pescara, e cioè Ida De Cesaris. Per quanto riguarda gli altri, i due vice prefetti distaccati, Salvatore Angieri e Sergio Mazzia, si sono presentati davanti al procuratore Massimiliano Serpi, al sostituto Andrea Papalia, che sono i titolari di questa inchiesta bis su Rigopiano. Infatti oggi gli interrogatori non riguardano il filone principale, bensì gli avvisi di garanzia partiti l'11 di gennaio sulla presunta telefonata fantasma non annotata nel brogliaccio della prefettura, quella fatta dal cameriere Gabriele D'Angelo alle 11:38 del 18 di gennaio del 2017, poco prima che la valanga si abbattesse sull'albergo per chiedere che fosse evacuato. In realtà sarebbero due le telefonate non annotate, ce ne sarebbe una seconda alle 15, fatta però da un amico di Gabriele D'Angelo, che era anche appartenente alla Croce Rossa, oltre che essere un ex militare, dunque sapeva di cosa stava parlando in quelle ore. Ma comunque, veniamo agli interrogatori di questa mattina. Come detto, i due viceprefetti si sono presentati, così come Daniela Acquaviva, un'altra funzionaria della prefettura, che ha sostanzialmente detto ai magistrati di non sapere nulla di questa falsificazione, di questo depistaggio presunto secondo la procura di Pescara, e poi anche Giulia Pontrandolfo, i cui legali abbiamo ascoltato proprio alla fine dell'interrogatorio. E allora possiamo andare a sentire questa prima intervista, legali tra l'altro, che hanno spiegato bene la vicenda del brogliaccio, dicendo che la prefettura non era tenuta, non si tenevano i brogliacci nella sala operativa della prefettura. Ma sentiamo. Al di là del metodo dell'indagine, noi oggi la difesa mia e del collega ha fatto questa scelta semplicemente perché noi non abbiamo alcuna notizia che non sia una notizia uscita sui mezzi di stampa. Veniamo a sapere di telefonate, di orari di telefonate ricevuti dalla prefettura o da chissà chi dai giornali. Abbiamo detto agli investigatori che quando ci notificheranno l'avviso di conclusione indagini preliminari saremo i primi a depositare memoria e a tornare dai PM a chiarire la posizione della nostra assistita. Che ruolo aveva in quelle ore la dottoressa Pontrandolfo? Allora, la dottoressa Pontrandolfo è una funzionaria della prefettura, ma è un'assistente sociale. Quel giorno in emergenza prestata al cosiddetto servizio di protezione civile. Lei, come altri colleghi, sono stati catapultati nella sala operativa della protezione civile a prendere telefonate che arrivavano da ogni dove. Questo è tutto quello che ha fatto la dottoressa Pontrandolfo quel giorno. Ha avuto qualche, diciamo, notizia di questi presunti depistaggi, di questi brogliacci che ci sarebbero stati e che non sarebbero stati consegnati? Allora, chiariamo l'aspetto dei brogliacci, perché questo è fondamentale, credo, per l'indagine. In prefettura, nella sala operativa della prefettura, al primo piano, non ci sono i brogliacci, non esistono i brogliacci. I brogliacci li hanno in sala regionale di controllo, vigili del fuoco, coc di penne e altri. La prefettura non ha brogliacci.
Bogliacci non li aveva quando ha aperto la sala operativa. Veniva tutto appuntato dai volenterosi operatori su fogli volanti che, finiti il turno, non si sa che fine facevano. Procederete a immagini difensive? La cliente ci ha dato delle informazioni per le quali probabilmente sarà utile procedere a alcuni atti di indagine difensiva, magari ad ascoltare un paio di persone. Vedremo, ripeto, io e il collega siamo al buio, io nel fascicolo, lo dicevo prima, al collega ho 3 giornali. Però quel foglio di appunti, da quel foglio è stato strappato un pezzo di carta dove gli inquirenti dicono che c'era... Non riguarda la posizione della nostra assistita, quel foglio strappato di cui vi è foto su uno dei numeri del centro che ho nella borsa. E a proposito di questo foglietto di cui si parlava nell'intervista con l'avvocato Gianluigi Tucci, sta rendendo interrogatorio proprio in questi minuti un altro dei 7 indagati in questa inchiesta bis, cioè Giancarlo Verzella, altro funzionario della prefettura che, a quanto si è appreso, sarebbe proprio al centro di questo giallo telefonate. Tra l'altro giallo telefonate che non termina qui, perché ci sono altre indiscrezioni di stampa, soprattutto grazie a un'inchiesta giornalistica della TGR Abruzzo, che invece rivelerebbero altre telefonate fatte però dal cellulare di Salzetta dopo la valanga che si è abbattuta sull'hotel Rigopiano di Farindola fino alla mezzanotte del 18, minuto più minuto meno, telefonate fatte con WhatsApp, non si sa da quale delle 29 vittime sono state effettuate queste telefonate. Comunque questo non riguarda direttamente questa inchiesta bis. Altra notazione di cronaca: questa mattina fuori da Palazzo di Giustizia c'erano anche 2 rappresentanti del comitato familiari delle vittime di Rigopiano, perché oggi è il giorno della vigilia dell'anniversario. Sono state fino a mezzogiorno e poi sono andati a Penne per completare gli ultimi preparativi per la giornata di domani. Noi abbiamo avvicinato entrambi, partiamo da Marcello Martella e poi ascolteremo anche Francesco Di Michelangelo su un altro argomento che riguarda strettamente la giornata di domani, ma restiamo più in tema degli interrogatori con Marcello Martella. Abbiamo parlato anche di quello che ci si aspetta, oltre che della giornata di domani e dell'arrivo dei 2 vice premier che ha detto il rappresentante del comitato familiari delle vittime. Ci fa piacere perché segna la vicinanza dello Stato. Sentiamo. E la vigilia della tragedia di Rigopiano, insomma, interrogatori che cadono non a caso oggi. Esatto, non a caso, ma anche dovuti alle ultime notizie dei giorni scorsi riguardanti i depistaggi, cosa molto brutta, pagina molto brutta che riguarda la tragedia di Rigopiano. Preferisco parlare più che altro della commemorazione che noi faremo domani, sarà una commemorazione in ricordo delle 29 vittime di Rigopiano e non una manifestazione che avrà come scopo qualcosa di qualche bandiera politica o appartenenza a qualche partito. Ecco, a proposito, come giudicate l'arrivo dei 2 vice premier e anche la tanta attenzione che c'è in queste ore? È solo campagna elettorale o c'è di più? No, credo che i 2 vice premier abbiano accolto le nostre richieste. Loro vengono non come politici ma come rappresentanti del governo, quindi a noi questo fa piacere perché finalmente dopo 2 anni ci hanno ascoltato. Ecco, tra l'altro portano anche in dote 10 milioni di euro, almeno questo sembra dagli emendamenti al decreto semplificazioni. Siete soddisfatti? Li avevate chiesti questi fondi nell'incontro con Salvini 2 settimane fa a Pescara? Ma nell'incontro che noi abbiamo avuto con Salvini in forma privata non abbiamo chiesto soldi, noi abbiamo consegnato una bozza di un decreto legge che ha scritto il nostro avvocato e mediante il quale sulla falsariga di quello di Viareggio e della Linate a Andre Corato, quindi sono già decreti esistenti, già perfezionati, mediante il quale si possono attingere dei fondi per permettere
ai familiari delle vittime di poter combattere ad armi pari con gli indagati. Siamo soddisfatti finora del comportamento del governo, diciamo. Che ricordo c'è di quel giorno? Che ricordo a 2 anni di distanza? Beh, il ricordo purtroppo non verrà mai cancellato, non sarà mai possibile cancellarlo. Ricordo che più che altro la settimana bruttissima che abbiamo passato all'ospedale di Pescara, nell'aula magna dove eravamo tutti quanti raccolti aspettando notizie positive che poi purtroppo per molti non sono mai arrivate. Innanzitutto domani si ricordano questi ragazzi che sono venuti a mancare a Rigopiano, oggi saremo a Penne per sistemare le ultime cose e domani pomeriggio ci sarà la commemorazione e poi domani mattina ci sarà una breve piccola commemorazione privata su all'hotel Rigopiano. Con che animo si vivono questi giorni? Con un animo strano, brutto e fa quasi male vedere che oggi c'è il sole. E invece quel giorno era l'inferno in Abruzzo e purtroppo fa male. Cosa ti senti di dire agli abruzzesi a 2 anni di distanza? C'è qualcosa che vorresti dire a tutti, insomma, come ricordare Rigopiano? Di non dimenticare quello che è successo, perché l'Abruzzo quei giorni è stato martoriato e ci tengo a dire anche dimenticato da appunto le istituzioni che dovevano salvaguardare il territorio e quella zona, perché un albergo di quella portata non può rimanere isolato, assolutamente. Quindi io dico di non dimenticare e per quanto possibile di sostenerci in questa dura battaglia. Ed è tutto dal Tribunale di Pescara. Andrea, se non ci sono altre domande, la linea torna allo studio. Perfetto, grazie ad Alfredo Primante, poi nelle prossime edizioni il resoconto completo di questa giornata di interrogatori sulla inchiesta Rigopiano. Proseguiamo sempre con la cronaca, 2 coniugi di 83 e 78 anni sono stati trovati morti ieri a causa delle esalazioni prodotte da un incendio che si è sviluppato nella loro abitazione nella zona Colli di Pescara. Stando a una prima ricostruzione tutto sarebbe avvenuto 2 sere fa. I corpi di Alceo D'Antonio e Maria Di Benedetto sono stati trovati sul pavimento della cucina. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sarebbero partite dal materasso di una camera da letto e non avrebbero interessato il resto della casa, una villetta, ma i fumi hanno rapidamente invaso le altre stanze, non lasciando scampo ai due. La donna era stata vista l'ultima volta da una conoscente verso le ore 20 mentre rientrava a casa. Ieri i parenti, non avendoli sentiti, si erano preoccupati. Il genero intorno alle 16.30 ha raggiunto l'abitazione di strada vicinale Colle Cervone ed ha fatto la scoperta. Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati 118 vigili del fuoco, polizia con squadra volante e squadra mobile e polizia scientifica. La casa è stata posta sotto sequestro per tutti gli accertamenti del caso. Le salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cambiamo pagina, la Corte d'Appello ieri ha accolto il ricorso dell'ex assessore regionale Donato Di Matteo ed ha riammesso la lista Abruzzo Insieme anche nella provincia di Chieti. Alla luce delle ultime dinamiche politiche e degli schieramenti che si affronteranno nelle elezioni regionali del prossimo 10 di febbraio, ascoltiamo le riflessioni del direttore di TV6 Manuela Petescia. Una competizione singolare questa delle regionali d'Abruzzo, a partire dalla carta d'identità delle coalizioni. Tanto il centrodestra con a capo Marco Marsilio in quota Fratelli d'Italia, quanto il centrosinistra guidato da Giovanni Legnini si presentano all'elettorato evocando la filosofia della svolta, del cambiamento e della rivoluzione, insomma annunciando le proprie proposte come il nuovo che avanza.
mentre partita a sé, come è ovvio, giocano Casa Pound, che corre da sola con Stefano Flaiani, e il Movimento 5 Stelle, che candida alla presidenza Sara Marcozzi con la sua lista unica e il suo programma ben definito e ampiamente pubblicato. A prima vista, tra i due schieramenti tradizionali, la medaglia del cambiamento dovrebbe essere conferita d'ufficio a Marco Marsilio, che rappresenta in teoria l'alternativa politica e programmatica più naturale agli ultimi 5 anni di governo del centro-sinistra guidato da Luciano D'Alfonso. Ma a voler approfondire la questione, ci si trova di fronte a uno schieramento civico di vaste proporzioni che sostiene invece proprio il candidato di centrosinistra Giovanni Legnini, nel tentativo, per molti versi riuscito, di eclissare e confondere volti ed errori del passato, sostanzialmente il Partito Democratico, con il ricorso alla miriade di uomini e progetti inediti che popolano le sue liste. Lo stesso Legnini, del resto, in diverse interviste apparse su quotidiani e TV, ha tenuto a precisare come il suo progetto politico superi i recinti del centro-sinistra e presenti caratteri del tutto nuovi, un'alleanza tra progressisti, cattolici, liberali, movimenti, associazioni e cittadini, alcuni dei quali provenienti perfino da esperienze di centrodestra. Insomma, 8 liste con pari dignità, di cui Legnini, forte di un'indiscussa statura politica, garantirebbe la guida e la coesione. Dall'altra parte, a sostegno del candidato Marco Marsilio, compaiono 5 liste, Forza Italia, Fratelli d'Italia, La Lega, con la sua ormai collaudata macchina dei voti, un'abilità a fabbricare consensi che Matteo Salvini garantisce con una sorta di campagna elettorale permanente, cui si aggiungono la civica di Gianluca Zelli, Azione Politica, e la lista formata dalla DC di Rotondi, l'idea di Gaetano Quagliariello e l'UDC di Cesa. E in una regione storicamente moderata, i voti centristi potrebbero fare la differenza, nonostante il candidato alla presidenza Marco Marsilio, insieme agli alleati, abbia incautamente espresso la volontà di fare a meno proprio di quei voti, con una dichiarazione sopraggiunta, oltretutto a tempo scaduto. Motivo del contrasto, la presenza nelle file UDC-DC di candidati non condivisi, riciclati e transfughi del governo D'Alfonso. Eppure, di riciclati e di transfughi se ne contano a decine da entrambe le parti. Fatto sta che Marsilio si trova tra le mani questa gatta da pelare. Ad ogni modo, l'insidia, tutta da capire in questi giorni, è quella di presentare all'elettorato Giovanni Legnini, attorniato da liste nuove e moderate, e Marco Marsilio da liste e partiti di destra tradizionali, inclusa ovviamente la Lega, senza un reale guizzo di novità. In questo caso le sorti potrebbero pendere dalla parte del governo uscente e a meno di una vittoria della pentastellata Sara Marcozzi, che peraltro si è garantita un paracadute figurando capolista a Chieti, così da essere eletta comunque al Consiglio regionale anche in caso di sconfitta, l'eventuale affermazione di Legnini rappresenterebbe una pesante battuta d'arresto per il governo giallo-verde, alla prima tappa della lunga serie di appuntamenti elettorali che si concluderanno con le attesissime europee del 26 maggio. E ad Avezzano l'UDC ha cercato di chiarire la vicenda delle candidature non concordate. Vediamo. E avevamo consegnato la nostra disponibilità, la nostra accettazione alla candidatura a correre in nome per conto dell'UDC e degli altri partiti che fanno parte di questo raggruppamento. Il giorno della presentazione delle liste viene a mancare proprio questo rapporto di fiducia, che si rompe con la sostituzione di un nominativo dalla scosa elettorale, nella quale non c'è più una persona ma anziché un'altra. Abbiamo accettato, ripeto, di buon grado, consapevole la candidatura, così come in modo consapevole stiamo facendo un passo indietro.
Questo non significa che non saremo impegnati in campagna elettorale, anzi lo saremo di più, voteremo il Presidente Marsilio. Noi non ce l'abbiamo con le persone, con nessuno. Noi non possiamo condividere questo metodo, perché io conoscevo i nominativi, avevo sottoscritto l'adesione a questa candidatura in presenza di questi nominativi con questi presupposti, quindi si potevano anche cambiare, noi non diciamo che non si potevano cambiare, ma con la nostra condivisione. Una brutta vicenda perché è basata su un qualcosa che ha tradito la fiducia di tante persone, le quali avevano concordato un'altra realtà e un'altra situazione. Chi crede nella centralità delle persone deve innanzitutto rispettare gli accordi e i patti. Sia chiaro, accordi e patti che sono nati da alcuni veti che io personalmente non condivido. Io ritengo che la politica deve partire da qui e ora questa vicenda si deve chiudere, ora bisogna partire con la campagna elettorale. Possiamo definirlo come un fenomeno, un focolaio in realtà già circoscritto? Assolutamente circoscritto, perché riguarda appunto due casi specifici rispetto ai quali abbiamo giustamente e doverosamente chiarito le posizioni, perché il rispetto della parola data e la coerenza delle proprie posizioni è il presupposto per essere credibili nei confronti degli abruzzesi. Gli abruzzesi devono sapere che qui ci sono persone per bene, che quando dicono una cosa la fanno e mantengono la parola data. E presentazione a Teramo della lista Più Abruzzo, capitanata dall'assessore regionale Giorgio D'Ignazio. È intervenuto anche il candidato presidente Giovanni Legnini, introdotto da un discorso appassionato dell'ex senatore Paolo Tancredi. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Presentazione a Teramo della lista Più Abruzzo, capitanata dall'attuale assessore al turismo alla regione Giorgio D'Ignazio, a sostegno di Giovanni Legnini, presidente. Candidati 4 donne e 3 uomini, per sottolineare l'importanza della componente femminile in politica. Cosa darete in più all'Abruzzo voi? Ovviamente tanta esperienza, tanta voglia di fare, tanto coraggio anche di andare controcorrente, di non essere populisti, di non essere antieuropeisti, di essere per il dialogo, del confronto, l'esperienza. Io metto a disposizione la mia esperienza, 20 anni di esperienza. Perché questa scelta con Legnini? Assolutamente, perché riteniamo che Legnini sia garanzia di democrazia, sia garanzia di grande capacità amministrativa e governativa, serietà, e io credo veramente che oggi non si può andare dietro ai selfie e al populismo, ma bisogna pensare alla concretezza e a risolvere i problemi della nostra regione. Alla presentazione della lista teramana Più Abruzzo è intervenuto anche il candidato governatore Legnini, che ha salutato i suoi sostenitori. Si tratta di una lista molto qualificata, quella formata, capeggiata da Giorgio D'Ignazio, che ringrazio per il lavoro che ha fatto in questi anni nel settore del turismo e non solo, anche quale legislatore regionale. È una lista che si propone un obiettivo ambizioso nel contesto di una formazione larga, civica, coesa, plurale, quella che abbiamo messo su e che ambisce al governo di questa regione. A introdurre Legnini ai simpatizzanti della lista di D'Ignazio c'era l'ex senatore Paolo Tancredi, che ha sottolineato la serietà e la grande competenza del candidato presidente Legnini, conosciuto e apprezzato ai tempi della commissione bilancio. Due storie politiche diverse, ma oggi unite nel senso ideale di un'unica politica che si impegna per l'Abruzzo. E lasciamo la politica. In questi giorni delegazioni scolastiche da Belgio, Croazia, Spagna e Grecia sono in visita presso l'Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino per il progetto Erasmus+. Le insegnanti e gli insegnanti stranieri stanno avendo l'opportunità di osservare da vicino i progetti dell'istituto scolastico e di visitare le bellezze del territorio, tra cui il museo all'aperto No Man's Land. Vediamo. All'interno del progetto Erasmus+, qui nel comune di Loreto Aprutino, insieme al polo didattico della scuola primaria, anche la fondazione No Man's Land è qui per aggregare i più piccoli al proprio progetto.
E noi siamo onorati veramente di essere in questo, parte di questo comune come fondazione, perché è un comune meraviglioso ed è una scuola veramente d'eccellenza, tant'è vero che anche l'Europa l'ha capito. E quindi noi siamo molto contenti di poter presentare a questi insegnanti che sono venuti da vari paesi il progetto di No Man's Land, che è No Man's Land nel senso di belongs to everybody, No Man's Land, la terra di tutti. Ed è molto importante che un progetto come il nostro arrivi ai giovani, ai ragazzi, alle scuole. La scuola di Loreto, innanzitutto dobbiamo dire che è una scuola UNESCO e quindi tiene a determinati valori che devono essere presenti in tutto il mondo. Parecchi docenti di paesi dell'Europa che sono venuti qui a Loreto per visitare i nostri plessi, le nostre scuole. E il progetto sicuramente potrà veicolare molte realtà, perché diciamo, fare questi scambi culturali sono sicuramente un arricchimento della propria cultura. Un evento che durerà 3 giorni e che porterà appunto questi 21 membri a conoscere il nostro territorio. Ed ora apriamo la pagina dello sport, parliamo di Pescara che si avvicina alla ripresa del campionato, primo match per la prima giornata di ritorno domenica alle ore 21 contro la Cremonese, e parla di questo momento il difensore Marco Perrotta, che ha tracciato anche un bilancio della prima parte della stagione del Delfino e anche della sua volontà di giocare di più rispetto a quanto accaduto proprio nei primi mesi di campionato. Ascoltiamolo. Sappiamo che comunque ora inizia la nuova parte di campionato e vogliamo, diciamo, concluderla alla grande, perché l'abbiamo iniziato strabene. Stiamo preparando questa partita che sappiamo che è molto difficile contro una squadra molto organizzata, però abbiamo avuto tutto il tempo per prepararla bene, quindi spero affronteremo al meglio. Amichevole che ha fatto infuriare Bevi Pillone, che è successo? Ma il mister ha pienamente ragione, perché al di là della fatica, dei carichi, perché abbiamo fatto comunque una settimana di doppi allenamenti, però non siamo scesi con la testa giusta, e quindi quando non scendi con la testa giusta in campo è sempre un problema, perché poi comunque gli avversari erano, diciamo, per essere una squadra di C, organizzati e ci hanno messo in difficoltà. Però comunque noi stiamo pensando alla Cremonese e dobbiamo essere pronti domenica, che è la cosa più importante. Ma non dimentichiamoci che veniamo comunque da 2 anni difficili e siamo ripartiti comunque finalmente dopo 2 anni alla grande, ci siamo portati il pubblico dalla nostra parte, che è una cosa molto importante, quindi ci sta dando una grossa mano. E ci siamo diciamo, presi anche un po' di fiducia in più comunque rispetto all'anno scorso, perché comunque i risultati ci stanno andando bene, però comunque diciamo che ancora non abbiamo fatto nulla e noi ci crediamo fino alla fine, dai, diciamo così, non voglio dire altro, perché comunque le cose verranno pian piano. Noi speriamo nel meglio e diamo tutto noi stessi, prima per noi e poi per tutta la città di Pescara. Un giudizio sul tuo girone d'andata, Marco? Ma è normale che comunque vorrei giocare di più, come penso tutti gli altri comunque, però siamo una squadra di 25 giocatori e ci mettiamo tutti a disposizione del mister, che questa è la cosa più importante. Noi dobbiamo ragionare da gruppo e da famiglia, perché i migliori risultati si raggiungono con queste cose. Se pensiamo al singolo non facciamo il bene del Pescara. Quindi Marco, resterai a Pescara, possiamo dirlo? Fin quando la società mi vuole qua, il mister mi vuole qua e ho la fiducia del mister, io non ho nulla da rimpiangermi, quindi io metterò tutto me stesso per il Pescara. Scendiamo in Serie D. Ieri si sono giocate le gare del turno infrasettimanale, valido come terza giornata di ritorno. Ennesimo successo per il notaresco, che ha battuto di misura l'Olimpia Agnonese con un gol di Bontà nella ripresa. La squadra di Cudini consolida dunque il terzo posto e accorcia sul Matelica secondo, e ora distante solamente un punto. Il servizio di Ania Cantagalli. Terza vittoria consecutiva per il notaresco, a cui basta un gol di Bontà nella ripresa per battere l'Olimpia Agnonese.
È la prima uscita del 2019 per i molisani, dopo i rinvii per maltempo delle gare contro Real Giulianova e Cesena. Nuovo anno e girone di ritorno che invece ha già portato in dono due vittorie per il notaresco contro Castelfidardo e Recanatese. Cudini fa rifiatare Candellori e Moretti, scegliendo rispettivamente al loro posto Ruci e Laringe, mentre Foglia Manzillo può contare sui rinforzi d'esperienza Ancora e Formoso. La gara sembra poter partire bene per il notaresco. Dopo pochi minuti infatti Liguori viene atterrato in area ed il direttore di gara non ha dubbi nell'assegnare il calcio di rigore per i padroni di casa. Dal dischetto Minella però disegna una traiettoria centrale che Maraolo intuisce e neutralizza. L'Agnonese penultimo in classifica ha bisogno di punti salvezza e ci prova al dodicesimo quando Ancora di testa non riesce ad angolare bene un pallone che arriva da calcio d'angolo. I padroni di casa si fanno vedere al diciottesimo quando Blando chiama Minella al colpo di testa, alto però sulla traversa. Un minuto più tardi l'Agnonese protesta perché vorrebbe un calcio di rigore dopo un contatto in area tra Niang e Sieno, ma l'arbitro non ne ravvisa gli estremi. Le occasioni del primo tempo si esauriscono praticamente qui, con il notaresco che tiene la manovra ma non trova lucidità negli ultimi metri. I padroni di casa sembrano iniziare bene però la ripresa quando Bontà viene anticipato di un soffio a due passi dalla porta, prima dell'impatto con il pallone. E ancora notaresco al ventesimo, Laringe ci prova dalla distanza ma il suo tentativo viene ribattuto con Liguori che raccoglie la sfera ma la traiettoria è troppo centrale per impensierire Maraolo. Cudini allora manda subito in campo Moretti e Candellori per avere più esperienza in mezzo al campo, ma il cross vincente per il gol che arriva al 28esimo passa tra i piedi del 2001 Fabriani, che vede il taglio in area di Bontà con un colpo di testa che porta avanti la formazione di Cudini. Da qui in avanti i rossoblù si limitano a controllare e a provarci con qualche ripartenza, rischiando però ad un minuto dal termine quando Salim Ribeiro, da calcio d'angolo, trova la testa di Corbo, ma il terzino non inquadra la porta. Adesso la squadra di Cudini tornerà in campo domenica sul difficile campo della Jesina. Finisce qui la prima edizione del TG6. Entro la prossima ora tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento con i programmi di TV6.